Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Iniziamo questa miniserie di video, questa breve playlist, facendo riferimento al video che ho caricato qualche giorno fa. Uno di questi video che compaiono qui sopra, non ricordo mai se a destra o a sinistra. Comunque nel quale dove facevo l'unboxing di una confezione che mi è stata spedita da un nostro iscritto, un nostro collega, il caro Fabiano, che ci ha dato la possibilità di mettere mani sui suoi modelli. E ci ha spedito nello specifico tre macchine: questa Turbo Panther, una Freccia Rossa e una Ala Rossa, e tutte e tre che avevano dei problemi, diciamo non funzionavano al 100%. Come vi ho accennato appunto in quel video, affronteremo quindi la riparazione, l'analisi innanzitutto, e poi la riparazione di ognuno di questi modelli. Per questa sera iniziamo a scoprire il problema che affligge questa Turbo Panther, e purtroppo ha la carena un po' distrutta, però l'importante è che meccanicamente, elettronicamente funzioni bene. Poi su eBay si riesce a trovare ogni tanto qualche ricambio originale per quanto riguarda le plastiche, le carene, eccetera eccetera. Specifico nel gruppo rapporti presenti sul, diciamo, nel differenziale dell'auto. Infatti purtroppo uno delle corone che gestisce l'ingranaggio low, quindi l'ingranaggio quello più lento, sgrana particolarmente, e ora vi faccio sentire come si comporta. Allora, iniziamo a mettere le batterie. Suppongo che il discorso delle batterie è stato un trauma anche per voi. Io mi ricordo il difficile di queste macchine, non era tanto farsi regalare la macchina quando uno di noi aveva 10 anni, era più che altro farsi comprare le batterie, perché ogni volta 8 batterie stilo alcaline costavano un patrimonio, e non parliamo poi di quelle ricaricabili, solo pochi fortunati potevano avere quelle ricaricabili, quindi queste macchinine passavano più tempo tra virgolette in garage che non in strada. Comunque inseriamo le nostre pile. Alimentiamo anche la radiolina. Questa si illumina, quindi vedete, il LED si accende, quindi la radiolina funziona. Accendiamo la macchinina. Terzo. E qui siamo sulla marcia high, quindi la marcia veloce. Se noi mettiamo la marcia low, potete sentire la macchina gratta. Quindi o il pilota di questa macchina non sa utilizzare bene la frizione, oppure c'è qualche problema nel gruppo delle corone che sono collegate al pignone del motore. L'unico modo per capire se effettivamente il problema è quello è aprire insieme la macchinina. E ora nel dettaglio cambieremo l'inquadratura, vedremo l'inquadratura un pochino più precisa e cercheremo di fare un approfondimento un pochino più tecnico. Allora, eccoci con un'inquadratura un pochino più tecnica. Iniziamo a questo punto smontando la macchina. Allora, io per comodità toglierò alcuni pezzi della carena che sono rotti e mi ostacolano solamente, ma non è necessario comunque smontare la catena per fare questo tipo di intervento. La prima cosa da fare per poter accedere al blocco del differenziale è quella di aprire le viti che sono posizionate qui intorno, ma queste viti, che sono una qui e una qui sotto, si possono accedere solamente se riusciamo a rimuovere le ruote. Per rimuovere le ruote la procedura è un pochino noiosa da fare, ma comunque abbastanza semplice. Bisogna togliere un blocco di questi qui, o da questa parte o da quell'altra, e per far questo bisogna agire spingendo il perno dell'asse posteriore con un colpo di martello.
questo punto la ruota viene via. Attenzione a non perdere tutti i pezzetti. In questo modo tutto l'asse posteriore viene via, come potete vedere. Martello per ora non ci serve più fino al rimontaggio. Allora, adesso a questo punto possiamo andare ad aprire questo carter che copre i contatti del motore. E qui, come potete vedere, c'è il motore. Per il momento lo lasciamo qui, ma dopo sarà necessario toglierlo. A questo punto dobbiamo smontare le sospensioni. Facendo attenzione a non perdere i perni. Comunque, nel caso in cui avete rotto i perni, avete rotto perso gli ammortizzatori o quant'altro, nel video che compare qui in alto di qua, non mi ricordo mai da che parte, c'è un caso in cui ho dovuto ricostruire una di queste sospensioni. A questo punto, per separare il blocco motore, bisogna svitare queste viti della carena. Che questa vite non è altro che serve per fissare il roll bar, e bisogna svitare anche questa vite qui. Da quest'altra parte invece la vite è una sola, adesso quella del roll bar, perché quell'altra vite invece è stampata, praticamente una vite. Non so se si vede, è una vite di plastica. Ora, a questo punto, uno di questi due blocchi rotondi, o questo di qua o questo di qua, sono, diciamo, non fanno parte del telaio, quindi si può rimuovere. Individuiamo quale dei due sia, tanto è l'unico separato. E lo sganciamo. In questo modo possiamo sfilare il blocco, sfilare il motore e possiamo mettere da parte la macchina. Allora, tutto questo qui è il blocco ingranaggi. Vedete, c'è anche un po' di sporco, quindi prima di montarlo ne approfitteremo anche per dargli una pulita. Però in questa prima fase del video andremo solo ad analizzare il problema. La riparazione la faremo nella seconda parte. Quindi possiamo togliere le viti che avevamo indicato prima. Uno. Due. Tre. Quattro. Attacchiamo l'adesivo qui dietro, che ovviamente sarebbe legato tutto, e possiamo tirar via. Allora, ora inizia la parte difficile. Allora, questo è tutto il blocco ingranaggi, dove queste sono le corone che vanno a, diciamo, a mettere in funzione le ruote, quindi a trasmettere la rotazione del motore sull'asse delle ruote. E questo qui è la levetta che fa scorrere l'ingranaggio su e l'ingranaggio giù. Quindi, come potete vedere, c'è questa ruota dentata che si muove avanti e indietro in base alla marcia che noi stiamo ingranando, quindi andando a toccare o su questa corona qua
oppure sulla corona sul retro. Il problema è proprio su questa corona qui. Infatti, come potete vedere, i denti da questa parte di qua sono, si vedono bene, sono ben definiti. Invece i denti da quest'altra parte, come potete notare, sono tutti mangiati nel punto in cui strusciava la corona. Sull'esterno sono puliti, mentre sull'interno sono tutti mangiati. Quindi il problema del grattare era proprio causato da questa, da questo, come si, assottigliamento, non assottigliamento, da questo smangiucchiamento, diciamo, dei dentini della corona del rapporto. Noi dovremmo andare a sostituire questo componente. Restate sintonizzati per vedere l'intervento di riparazione appena arriveranno i componenti di ricambio, e così rimetteremo in piedi questo bolide e lo rimetteremo in strada. Grazie a tutti e buon divertimento!